abbiamo presentato proprio qualche minuto fa, abbiamo concluso i lavori di presentazione del 58esimo Grande Galà del Pesce Spada. Sono qui in compagnia dello chef per antonomasia, per quanto mi riguarda uno dei migliori chef del nostro territorio, e abbiamo parlato dell'organizzazione nel suo insieme. Tra le altre cose, il compito mio è stato quello di dire cosa c'è, faremo se Dio vuole il 4, 5 e 6. Per quanto riguarda il 4, noi presenteremo un libro inedito dalla Prologo stessa, curato dalla Prologo stessa, dove parleremo della storia della Prologo, un po' di storia di Bagnara, però ecco, in una lettura molto che cammina da sé, quasi come lo definisco io assieme ai miei collaboratori quando l'abbiamo tirato fuori, un libro da leggere sotto l'ombrellone, perché poi sarà un libro estivo. Poi ovviamente, come un altro punto fermo della Gran Galà del Pesce Spada, è il riconoscimento alla bagnarosità. E io brevemente, non l'ho detto nella presentazione della sagra, ma brevemente voglio dire i nomi che andremo a riconoscere, a dare questo ambito premio, che è il riconoscimento alla bagnarosità. Si tratta di Cacciola Giuseppe, maestro Cacciola Giuseppe, del dottore Militano Francesco, della signorina Nassi Roberta, un baritono, credo che sia un baritono, soprano, qualcosa di questo genere, il professore Natalino Zappalà, il maestro tenore, questo è tenore, ne sono convinto, Colaci Demetrio, che praticamente lui è stato qui quando ha partecipato molti anni fa al Pesce Spada d'Oro, quindi ha vinto un'edizione del Pesce Spada d'Oro, manifestazione che si teneva qui a Bagnara negli anni 70-80. Poi c'è il dottore Giordano Ernesto, che è il responsabile dell'ASL del nostro comprensorio. Poi c'è il maestro Angelo Laganà, e poi ci sono due alla memoria che sono, potrei definirlo, intanto lo definisco amico, Nini Ranieri, quindi questo è alla memoria, e l'altro amico è il Fava Alfredo. Quindi sono i premi che quest'anno, i riconoscimenti che quest'anno riceveranno nella piazza Matteotti il giorno 5. Come dicevo prima, quando si parla del piatto, io penso solo a gustarlo, quindi mi taccio e passo la parola al nostro chef Daniele Lopez. Sì, buongiorno a tutti, colgo l'invito del presidente per questa sagra, la 58esima. Quest'anno c'è l'aggiunta, il premio per la qualità. Sarà la parola d'ordine in questa sagra, non che negli altri anni non sia stata meno, ma quest'anno ci vorrà un sacrificio, uno sforzo maggiore affinché si conquisti questo premio tanto ambito. E sarà mia capacità di ottenerlo. E che dire, sul menù è stato guardato tutta la Costa Viola. C'è la millefoglie di pesce spada, ci sarà il primo tanto richiesto l'anno scorso, sarà un primo di pasta ripiena. Ho voluto impreziosire la pasta con la classica scuzzetta, con un ripieno di melanzana, impreziosito anche con del pesto di basilico che appartiene al Mediterraneo, e del pane croccante di pellegrina per dare un tocco croccante al nostro piatto. Il secondo sarà per eccellenza il nostro principe, che è il pesce spada arrosto, e il contorno, sempre parlando di territorio, nel contesto della nostra terra della Costa Viola, sarà impreziosito con un'insalata condita con aceto di zibibbo. Zibibbo che negli ultimi anni sta vivendo un'evoluzione, una valorizzazione. Ho creato anche il panettone, lo ricordo, ha avuto tanto successo. Quest'anno rincarerò la dose, perché ha preso abbastanza diverse piazze anche al nord, e nel contesto che è un menù che rispecchia il nostro territorio ricco di materie prime e di tanta qualità. Ripeto, la parola d'ordine quest'anno sarà la qualità. Per finire in maniera dolce, direi, ci sarà sorpresa il dolce, verrà detto quasi alla fine per dare un po' di curiosità. Anche in esso posso annunciare che si parlerà anche lì di territorio, per concludere il cerchio della nostra costa.